Complimenti, io e te ci conosciamo da una vita, sai che non sono quello dei complimenti facili, ma secondo me oggi c'è tantissimo di tu in questa vittoria, poi giustamente tu adesso dai i meriti ai ragazzi. Però non era facile, finisco, non era facile fare quello che hai fatto tu all'inizio, cioè cambiare molti giocatori, andare a pescare comunque il più possibile da una rosa con giocatori che ti hanno risposto positivamente. Voglio dire, adesso è facile dirlo, però tutti, cioè tutti, io, Vincenzo, ci sono le dirette che parlano in prepartita, mi hanno detto grandi mosse di Maran. E ripeto, secondo me c'è tanto di tuo in Ti questa ringrazio, vittoria. perché poi ti ringrazio perché i complimenti vanno presi insieme, nel senso che tutti quanti abbiamo contribuito a preparare una partita e prepararla magari anche con i protagonisti che magari non erano i soliti, però ero convinto che proprio per come descrivo le settimane nostre, che chi magari è stato meno premiato da me nelle ultime settimane aveva qualcosa da dare a questa sono riuscito a dare qualcosa di forte, di un bel segnale. Siamo stati protagonisti della gara dall'inizio alla fine con grande personalità, con grande sacrificio, con un piglio della squadra che non vuole concedere nulla. Ed è ovvio che devo fare complimenti alla squadra per questo, complimenti a questi ragazzi, magari che qualcuno non giocava da qualche partita e si è fatto trovare pronto alla grande. Questo non voleva dire che non avesse la mia fiducia, anzi, loro lo sanno quanta fiducia hanno loro e che in questo periodo hanno girato tutti. Tutti quanti si sono trovati protagonisti, si sono trovati a subentrare e tutti hanno risposto alla grande questo oggi non ho bisogno di una partita del genere, al di là della vittoria che è una conseguenza ed è bello che sia arrivata in questo modo, ma avevamo bisogno di approcciarci così, con una partita non semplice da interpretare e da giocare. Quello che ti è piaciuto di più è l'approccio forte alla partita subito due o tre occasioni o anche la maturità nel gestire i momenti di difficoltà e anche dopo il vantaggio, quello praticamente anche nel 10 minuti di forse da Cittadella, il Brescia comunque non si è mai disunito. No, è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo messo, sicuramente l'atteggiamento di una squadra che riconosceva le difficoltà di una partita, per cui ha avuto il sacrificio giusto nell'approcciarla, ma anche lo slancio e la voglia di essere intraprendente. Magari eravamo un po' mancati nella prima parte a Cremona e questa cosa qua ci aveva un po' lasciato l'amaro in bocca. Io l'ho percepita anche in settimana dai ragazzi questa cosa. Era mia, ma era anche loro, perché sappiamo quando riusciamo a mettere in campo quello che vogliamo, poi possiamo perdere, vincere, non è questo, però c'è la voglia di giocarsela e vedere questo tipo di atteggiamento, questo tipo di approccio, questo modo di affrontare la gara, di non soffrire, anche ma qualche volta abbiamo anche sofferto, ma ci sono stati dei momenti che eravamo in 10 in area di rigore a non voler subire gol, quando una squadra hanno questo spirito, io devo, da allenatore, devo essere orgoglioso, devo premiare tutto questo, devo valorizzarlo al massimo, perché le partite campionate non sono fatte solo di grandi azioni, gol, sono fatte anche di momenti di sofferenza dove tutti hanno partecipato a far sì che per superarli senza problemi. Mister, tu hai parlato di chi giocava meno e la risposta alla grande, uno di questi penso sia evidente, Fabrizio Paghera. Al di là di quello che abbiamo detto in queste settimane, tu hai fatto delle scelte tecnico-tattiche assolutamente legittime. Possiamo dire, oggi ha fatto una grande partita, possiamo dire che la sua presenza acquisisce ancora più valore e significato al netto dell'assenza di Cistana, perché nel momento in cui viene a mancarti un'uscita pulita dal basso, avere un play che è bravo sia a rubare palloni ma anche a farti girare il pallone con una certa velocità rende più fluido il gioco. È un ragionamento che hai fatto e quindi possiamo aspettarci che possa tornare protagonista anche nel Ma prossimo. posso tornare assolutamente, ma anche quando un giocatore, come è capitato anche ad altri, è rimasto fuori una, due, tre partite e poi è ritornato protagonista, questo fa parte di un campionato, delle rotazioni, poi magari oggi che hanno interpretato in fase difensiva in maniera diversa, le sue caratteristiche erano congeniali a noi, no? Al di là della costruzione, perché poi nella costruzione io credo che proprio anche per poi quello che sa trasmettere Fabrizio oggi è stato importante ed era importante che fosse in campo per me, ma era una decisione che avevo già preso giorni fa, ma non perché non avevo dubbi, per come si allena sempre a mille, ma come tutti gli altri.
Ripeto, ho dei ragazzi sul quale posso contare, ho dei ragazzi che, dei ragazzi, degli uomini, dei ragazzi che comunque si comportano da uomini quando vanno in campo, per cui per me diventa facile. Dobbiamo mantenere questa cosa qua, perché poi non dobbiamo far sì che le difficoltà delle partite ci portino a avere il braccino corto, ad essere spalanchini. Ripeto, non vuol dire non poter difendersi, perché dobbiamo difenderci. Delle volte, come è successo oggi, un po' per la loro fisicità, abbiamo dovuto anche abbassarci un po', no? In certi momenti. Ma vuol dire che nei momenti in cui puoi, devi mettere l'intraprendenza che serve, oggi l'abbiamo fatto. Mi verrebbe a farti la domanda che non vuoi sentirti dire, però si sa, la quota 32, l'anno scorso il Brescia ha fatto i playout con 40 e quindi con 41 ci si salvava. Non dico che è già archiviata la salvezza, però ci sei molto vicino, no? La quota 32 alla quarta di ritorno, Mi piacerebbe fosse così. fosse come dici tu, ma invece dobbiamo soffrire ancora, dobbiamo non staccare la nostra testa, perché adesso io non mi ricordo quanto tempo è passato, saranno 2 mesi e mezzo penso da quando sono arrivato, per cui c'è una squadra in difficoltà, una squadra che sapevo che aveva le qualità per tirarsi fuori, ma c'è ancora da pedalare molto, una squadra che vive ancora con i fantasmi della scorsa stagione. Noi dobbiamo essere così sul pezzo, giocare da gente che gioca le partite come se fossero delle finali ogni volta. E allora magari tra un po' di tempo potrò sedermi con te e dire le stesse cose. Molto bene anche chi è entrato da Assolutamente. Samson, Mangraviti, Faresma, anche Mancini che ha fatto gol. Assolutamente. È una costante comunque questa. Oggi sono stato anche in difficoltà, vista la settimana, mettere gli 11 in campo, per cui quando è così molto spesso poi quando fai i cambi hai la possibilità di lustrarti gli occhi, perché chi entra con un piglio, con una voglia di dare una mano. Oggi avevo detto a loro che dobbiamo essere 23 uomini, 23 giocatori che vanno in campo e non si risparmiano nulla, e così è stato. Vado su un altro aspetto positivo, abbiamo parlato dell'approccio, abbiamo parlato delle risposte che chiedete dalla panchina, non avete subito gol, mi pare, vado a memoria, sia la seconda volta che succede con te dopo la partita col Como. Sì, Quindi anche questo è un segnale, insomma, di crescita. non lo so se è la seconda, per me poco importa, sono sincero, perché poi in partita come questa, magari il rimpallo, le cose, prendi gol e vai a cambiare il giudizio su una partita che è stata giocata concedendo veramente poco, per cui altre volte Mario abbiamo preso gol su un unico tiro in porta, Mario dal punto di vista difensivo abbiamo fatto anche meglio di questo, sicuramente è andato e ce lo prendiamo per buono, sono contento perché poi viviamo anche di queste statistiche, anche se io onestamente vivo di punti e le statistiche, beh, ne prendiamo atto, però quando vedo prestazioni dove si concede poco, dove creiamo tanto, per me è la cosa che conta di più. Grazie mille. Complimenti, grazie.